L'altra questione che voglio affrontare subito, perché poi la Presidente deve andare via e quindi diciamo la colpa è nostra che siamo in ritardo, non è sua che va via, giusto per essere precisi nelle cose, è quella delle prospettive della prospettiva del diciamo dell'intervento, come si può dire, dell'antimafia in economia. Il punto dolens, cioè la questione più delicata, è quella dell'agenzia della gestione dei beni confiscati, che diciamo è in una situazione mi verrebbe da dire drammatica, però insomma non vorrei essere poi querelato da qualcuno che si offende. E però questi temi sono i temi più diciamo il 416 ter è arrivato a una riformulazione che tutti, mi pare di capire, apprezzano. Ho letto in giro giudizi molto positivi, qualcuno dice che così, qualcuno diciamo non in Parlamento, ho sentito anche opinioni discordanti, dice che così non si aiuta la lotta alla mafia, però insomma tutte le opinioni sono rispettabili. Il Presidente Bindi cosa ne pensa? E soprattutto ora serve, come dire, bisogna sbrigarsi, si può fare un decreto casomai se il Senato non riesce a fare la sua parte o cosa? Buongiorno. Grazie, mi scuso se uscirò prima della conclusione di questa tavola rotonda, ma ho un aereo e ho un impegno previsto altrove e d'altra parte ringrazio perché c'è stato anche lo spostamento di questa tavola rotonda, quindi per venire incontro anche ai miei orari. Ma io sul 416 ter credo che ieri abbiamo fatto un buon lavoro, finalmente posso dire c'è stata una interlocuzione, un ascolto reciproco tra la politica, la magistratura, le sedi di riflessione come quelle delle commissioni che erano state istituite dal governo, gli avvocati naturalmente. Cosa che secondo me non c'era stata né nella prima stesura alla Camera né nella seconda stesura al Senato, perché ciò che ho trovato strano ieri è che alcuni non abbiano votato questo testo mentre avevano votato la prima formulazione della Camera, che francamente era imbarazzante. Quel consapevolmente era stato frutto di un parere della Commissione Affari Istituzionali e io avevo votato contro quel parere. E comunque la versione era assolutamente inadeguata. Dopo 20 anni che aspettiamo, a proposito di emergenze, io ho sentito tanta preoccupazione prima sulla cultura emergenziale. Io su questi temi sono anche molto preoccupata della cultura del ritardo, in realtà, perché mi pare che è da anni che siamo in attesa di interventi su alcune materie o anche di comportamenti della pubblica amministrazione, della politica, che non riusciamo ad avere. Quindi sarebbe stato abbastanza singolare che finalmente, nel momento in cui riusciamo a normare e a colmare una lacuna dell'ordinamento, l'avessimo fatto in maniera così sbagliata. Io ero anche molto critica nei confronti della formulazione che era venuta dal Senato, però come ho avuto modo di dire, proprio per non prestare il fianco a chi magari quella formulazione l'aveva, sapendo che non sarebbe mai passata, l'aveva curata con tanta attenzione. Io non volevo fare il regalo a chi per l'ennesima volta non voleva approvare il 416 ter. E l'atteggiamento di una parte di noi è stato molto chiaro: facciamo di tutto per modificarlo, ma con un impegno preciso che al Senato passa così come l'abbiamo modificato, altrimenti meglio la versione che arrivava dal Senato, ancorché non andasse bene, purché colmassimo quella lacuna dell'ordinamento. Cioè la mia preoccupazione era che entrassimo ancora una volta in un atteggiamento dilatorio che non approvava la norma. Secondo me oggi siamo arrivati ad una formulazione soddisfacente.
Ieri il governo si è impegnato a far sì che al Senato, d'altra parte ci sarebbe l'impegno da parte di tutti i gruppi che hanno votato la Camera, ad approvarlo in tempi brevissimi perché entri in vigore alle prossime elezioni amministrative. Il decreto legge in questa materia forse potremmo evitarlo, altre volte lo abbiamo fatto, non è proprio nella gerarchia delle fonti un fatto ortodosso, diciamo così. E quindi più siamo nella correttezza della gerarchia delle fonti, secondo me, normative, e meglio è per il Parlamento e per il Governo. Però io mi auguro davvero che per le prossime elezioni questa norma sia in vigore. E lo dico soprattutto per le elezioni amministrative, non per una cultura emergenziale, ma per una situazione di fatto data in tutta Italia ormai. Io porto come esempio gli ultimi arresti in quel comune in provincia di Lecco, dove il sindaco era una persona, e io mi auguro ancora che si possa provare che è estraneo ai fatti, assolutamente insospettabile da tutti i punti di vista, ha vinto le elezioni per pochi voti. Probabilmente quei pochi voti sono da ricondurre all'altra persona che è stata arrestata, che sicuramente è espressione di un insediamento di 'Ndrangheta in quel comune, e quello ha finito per capovolgere la linea retta di quell'amministrazione. Noi andremo a votare alle prossime elezioni amministrative in tantissimi piccoli comuni, dove una manciata di voti in ogni parte d'Italia può determinare la vittoria dell'uno o dell'altro, ma l'utilità marginale di quella vittoria può essere davvero il voto di scambio. Allora, io, siccome non voglio, sono molto preoccupati i mediani, ma ci sono anche i parafulmini in questo paese, che spesso è la politica, perché ha fatto di tutto per diventarlo. Io vorrei che incominciasse a comportarsi in maniera tale da non essere poi alla fine responsabile di tutto quello che accade. Però bisogna anche metterla in condizioni di farlo. Ora, io penso che se questa norma la approviamo, a proposito di disponibilità, perché attenti, aver tolto la norma disponibilità, abbiamo fatto un capolavoro giuridico. Ma dal punto di vista politico, se la norma non viene approvata così com'è, potrebbe essere un messaggio politico di disponibilità. Allora io dico che, secondo me, le forze politiche alle prossime elezioni amministrative dovrebbero dire che i voti delle mafie non le vogliono, approvando questa norma, intanto approvando questa norma. Quindi questo è l'atteggiamento, perché io penso davvero che noi siamo in una situazione molto difficile nella vita di questo Paese. Lo sapete voi meglio di noi, probabilmente. Però la capacità di infiltrarsi nel percorso legale dell'economia di questo Paese è veramente, in un tempo di crisi come quello che stiamo vivendo, allarmante. E sappiamo benissimo che tutto questo avviene perché c'è un'intermediazione politica. E allora dobbiamo colpirla questa, riuscire a colpirla. Ecco. Da questo punto di vista io sono contenta che qualcuno abbia risollevato il problema, così ho la possibilità di spiegarmi, perché tra persone di media intelligenza quali siamo, forse possiamo anche capirci. Sul mio atteggiamento nei confronti, sulle mie parole, sugli avvocati o altro. Quando si estrapolano le frasi da un'audizione parlamentare, probabilmente succede quello che accade sempre. Io in quel momento eravamo in audizione con il direttore dell'agenzia, l'ex, sì, il quale aveva espresso delle critiche molto pesanti nei confronti degli amministratori giudiziari di alcuni beni, in maniera particolare qui a Palermo, gettando qualche ombra anche sull'operato della magistratura, obiettivamente. Noi eravamo molto preoccupati di questa cosa, perché chiedemmo al direttore: lei si rende conto che sta delegittimando un sistema che non è perfetto, ma che in questo Paese, soprattutto attraverso il lavoro della magistratura, che si è dovuta anche inventare il lavoro in questi anni, tant'è vero che noi proponiamo adesso la creazione di sezioni specializzate per le misure di prevenzione come commissione, non ci possiamo permettere di fare una cosa del genere. Per di più, nella circostanza nella quale accusava il comportamento di alcuni amministratori giudiziari, che poi, dai quali noi abbiamo chiesto le carte, perché sia sicuro, sia chiaro, la Commissione non sta
né con l'uno né con l'altro. Vorrebbe capire come vanno le cose. Siamo venuti a Palermo, abbiamo chiesto le carte agli amministratori giudiziari, ce le hanno date, li guarderemo. Può darsi che ci siano delle cose che non vanno bene, ma intanto volevamo capire. Nel momento in cui tenta di legittimare in qualche modo l'operato di alcuni, nomina un avvocato come coadiutore dell'agenzia per un bene, che era, guarda caso, il bene di un proposto di cui lui aveva difeso. E mi sono permessa di dire, mi scusi direttore, ma forse questa nomina non è opportuna. Tant'è vero che in tempo reale quell'avvocato si è dimesso da quell'incarico. Va bene? Ma giustamente si è dimesso. Mi sembrava che fosse un atteggiamento un po' schizofrenico. E lì si è inserita una sorta di interlocuzione su questo aspetto sul quale mi spiego. Chi vi sta davanti è una difensora, io sono un difensore dell'ordinistica in questo paese. Non vado più di moda, ma ho difeso l'ordine dei medici. Difendo l'ordine perché credo che un cittadino, quando entra in contatto con un medico, con un avvocato, con un ingegnere, che sa iscritto ad un ordine, dovrebbe stare più sereno. Perché penso, ho sempre pensato all'ordinistica a tutela del cittadino. No? Cioè, io assicuro che tu faccia bene il professionista per tutelare il cittadino al quale tu ti rivolgi. Ma se l'ordine diventa invece il tutore della corporazione, a quel punto finisce la sua funzione. Se esiste la zona grigia, perché altrimenti siamo d'accordo con quelli che dicono che con la mafia o è bianco o è nero, va bene? Il mio temperamento mi porterebbe a pensarla così. Ma accetto la teoria della zona grigia, perché mi pare di aver anche capito che la sede nella quale siamo vuole lavorare con la novità di un'antimafia nuova, proprio perché vuole aggredire questo ambito. Se allora questo esiste, bisogna che ci guardiamo in faccia tutti, eh? Posso essere banale, visto che non sono una tecnica della materia. Sono banale. Ma è possibile che un notaio non si accorge quello che registra? Che tutti i beni che sequestriamo hanno tutti un finanziamento da parte delle banche? Sono le stesse che quando ci andiamo noi ci rovesciano come un calzino? Gli imprenditori strangolati e le famiglie senza mutui per le case. I beni confiscati hanno tutti finanziamenti, tutti. E poi noi... Lo Stato li sequestra e li confisca, e a quel punto lì abbiamo i problemi delle ipoteche, dei mutui, se sono aziende, dell'interruzione dei finanziamenti. Non negherai mai il diritto di difesa a nessuno, perché credo che sarai fuori dagli ordinamenti democratici, e non lo sono, e riconosco quanti avvocati come magistrati o poliziotti hanno dato la vita in questo paese per esercitare la giustizia. Però se andiamo a vedere quanti avvocati sono stati condannati per partecipazione ad associazione mafiosa o per concorso esterno, o che non sono pochi. Domanda. Possiamo chiedere ad un ordine di vigilare sui propri iscritti nel rapporto che c'è tra diritto alla difesa, che non può essere negato a nessuno, e il rischio di complicità con la persona che viene difesa? Domanda. Perché se quella persona, quando viene condannata, non è stata precedentemente radiata dal proprio ordine, c'è qualche cosa che non funziona. Tutto qua la domanda. La stessa cosa vale per i commercialisti, vale per tutti. Qua, se il concetto è quella della legalità sostenibile, per cui ciascuno di noi si permette quella che può, ma non si scomoda, perché va a toccare un groviglio di interessi, scusate, la mafia esiste, voi lo sapete meglio di me, è la politica che ci è arrivata più tardi di tutti ad accorgersene. Ora vorremmo fare la nostra parte. Se vogliamo aggredire la zona grigia, si lavora così. Si fa come fanno gli industriali, che non accettano più l'iscrizione di chi paga il pizzo, e avanti di questo passo. Si individua, per me l'antimafia moderna è individuare comportamenti virtuosi preventivi. Poi io sono d'accordo sulla proposta contenuta nella commissione Fiandaca, che prima di togliere dal mercato un'azienda si prova a risanarla.
Io sono d'accordo che prima di sciogliere un comune, termino, un comune per mafia, si prova ad affiancare qualcuno che prima di scioglierlo vede se magari c'è una parte politica che è disponibile a dire tagliamo il marcio che è dentro e continuiamo ad andare avanti, perché ogni comune disciolto per mafia è una desertificazione politica di quella zona ed è una legittimazione in più per la mafia, e vediamo come vanno le elezioni. Quindi io ho questa, anzi io penso che noi siamo stati troppo bravi nella repressione e troppo poco intelligenti e visionari nella prevenzione. Più ne facciamo e meglio è, però questo significa che qua nessuno si volta dall'altra parte, non ce lo possiamo permettere nessuno, né dentro i partiti quando si fanno le liste, dove non bastano più soltanto gli atti dei magistrati. Quanto mi piacerebbe una politica che prima che arrivi un avviso di garanzia si accorge chi c'ha accanto. Quanto mi piacerebbe. Perché il garantismo è una categoria che si pratica dentro i tribunali, non nei rapporti politici. Nei rapporti politici è un altro quello che io chiedo. È qualche cosa di più. E questo è il punto. Chiudo qua, perché una battuta sull'agenzia la voglio fare, perché men che meno posso non essere d'accordo con Procuratore Nazionale Antimafia. Ieri ho illustrato la prima bozza di relazione sui beni confiscati e la Commissione la discuterà in settimana, poi l'approveremo. Noi proponiamo una rivoluzione nell'organizzazione dell'agenzia, nella filosofia dell'agenzia, perché gestire un patrimonio come quello dei beni confiscati oggi in Italia significa avere una mentalità manageriale, progettuale, avere in testa un progetto, un approccio che sa dove va, non che si limita a tenere male e non ce la fa quello che c'è, perché sono aziende, perché è cambiato il mondo, anche questo lo sapete meglio di noi. Se l'agenzia deve essere nuova, scusatemi, lo dico sommessamente, ci vuole una riforma. Ci vuole anche la previsione di figure diverse da quelle che oggi sono indicate nell'attuale legislazione per fare il direttore. Allora, mica perché l'agenzia si è comportata male. Nessuno è entusiasta, però io non voglio buttare la croce addosso a nessuno. Né posso pensare che le cose che non hanno funzionato sono dipese da una persona. No, io penso che è il sistema che non funzionava, no? Ecco, allora lo vogliamo riformare. Un governo che fa sul serio nomina un commissario per un po' di tempo, fa la riforma, si dota di uno strumento legislativo adeguato alla sfida del tempo e va a cercare organi, persone che siano direttore, consiglio di amministrazione. Noi prevediamo anche un consiglio di indirizzo, perché nella Garofali c'era una proposta secondo me da conflitto di interesse, perché se Confindustria, se Libera sono destinatari dei beni non possono stare nel consiglio di amministrazione, staranno nel consiglio di indirizzo. Nel consiglio di amministrazione ci vanno persone imparziali rispetto alle scelte che si devono fare, perché mi pare che questo sia il modello fondazioni bancarie, tanto per essere chiari, no? Organo di indirizzo, ma servono figure professionali diverse da quelle che ci sono adesso, perché se vogliono accompagnare i magistrati delle misure di prevenzione durante la fase dal sequestro alla confisca, avranno anche la possibilità di mettere in rete le tante responsabilità e professionalità che ci sono in questo Paese per ridare questo patrimonio al Paese. La proposta è solo per questo motivo, perché il Governo faccia la riforma, penso che gli diamo una mano con la nostra proposta, faccia la riforma, nel frattempo non c'è niente di male. Qualcuno pensa a mandare avanti l'agenzia, ma in prospettiva ci proviamo a pensare se ci possono essere professionalità diverse da quelle che sono state previste fino adesso. Tutto qua. No, questo non significa che non può essere un bravo prefetto a guidare l'agenzia, che non può essere un magistrato, però perché non può essere un manager di amministrazione che ha un'esperienza di amministrazione pubblica o privata in questo Paese per fare un certo tipo di lavoro? E naturalmente deve essere, penso, la Presidenza del Consiglio e non al Ministero degli Interni. Non c'è Bubbico. Insomma, questa sarà la nostra, verrà dopo. Questa è la nostra proposta, la proposta sulla quale penso la Commissione lavorerà. E l'ottica è quella di avere a disposizione uno strumento che restituisce come beni fruttiferi alla comunità i beni sottratti alla mafia. Fino adesso abbiamo fatto un grande lavoro, secondo me c'è da fare di più, per fare di più ci vogliono anche strumenti nuovi.
Bene, grazie. Strumenti nuovi sono anche quelli che superano un po' la logica fallimentare che sta alla base del codice, no? Cioè nella gestione, diciamo, dei beni e soprattutto negli interventi.